Tiziano Pasquali l'aveva detto alla vigilia del match che poteva regalare il primo posto in classifica dopo 14 anni ai Leoni del Benetton. Il loro punto forza è essere costanti per tutti gli 80 minuti, quindi ecco, penso noi non guardiamo il risultato ma ci poniamo l'obiettivo di non mollare per tutti gli 80 minuti. Tenere il passo per tutto il match e non buttare via quanto di buono si è costruito, Coppione che invece si è puntualmente confermato. Perché essere sotto di appena 3 lunghezze, 21-18, al termine della prima frazione di gioco nella Tana del Lupo a Dublino contro i primi della classe, voleva dire essere in corsa per una vittoria da sogno che sembrava quasi propiziata dalla meta realizzata la prima azione dagli uomini di Bortolami. Un segno del destino? Non proprio. I primi 40 minuti hanno mostrato tutta la potenza del Leinster, ma il Benetton comunque c'era. Poi qualcosa si è rotto a tutti i livelli e quei 18 punti trevigiani sono rimasti tali, mentre gli irlandesi hanno macinato punti e mete per chiudere 47-18 con Treviso sbriciolata su errori, disattenzioni, caos tattico. È questo il punto chiave sul quale lavorare in grada fin da subito, perché sabato prossimo arrivano gli Warriors di Glasgow. Ci sarà il supporto dello stadio di Monigo, certo, ma non può bastare contro una squadra che all'andata ha battuto i Leoni 26-12 e che ora si trova seconda in classifica, poco davanti a un Benetton scivolato indietro dopo aver cullato il sogno di guardare tutti dall'alto.